Parte tutto da mio padre, dove comunque negli anni 50 più che i negozi era molto importante ed esistevano più che altro le sartorie. Non c'era ancora praticamente la confezione, era tutto fatto su misura e via dicendo. Poi vabbè, ha aperto un piccolo negozio e da lì è partito il tutto. La filosofia di Dantone è sempre stata quella di rinnovarsi sempre. Non so se un bene o un male, chiaramente, come ripeto, negli anni siamo sempre stati abbastanza attenti e scopritori di certi marchi più o meno importanti e con per dire l'evento, per dire di, come dicevamo prima, di monomarca e di negozi che aprivano, abbiamo fatto sempre una ricerca su design quelli più d'avanguardia, innovativi, nuovi, diciamo. La ricerca è assolutamente, come ripeto, il bene e il male è un punto di forza che ci caratterizza e si va avanti in questo modo comunque. Ma il white secondo me è diventato veramente un punto di riferimento molto importante, internazionale, importante anche per Milano. Milano e per tutto lo sviluppo della moda italiana, il Made in Italy e anche di Milano, insomma, di Milano che rispetto alle altre capitali della moda, secondo me deve essere sempre comunque la numero uno. Tutti i design comunque vogliono, non dimentichiamoci, vogliono essere prodotti in Italia, abbiamo le aziende più importanti per quello che riguarda le produzioni, il Made in Italy è sempre la numero uno e perciò con il white si faranno delle collaborazioni sempre più strette per cercare di portare avanti questo discorso e cercare di rendere sempre Milano più forte e più importante.